suono. Allora vuol dire che in cinema ci sono solo stronzi che vanno a sentire la scherza di Gabriele. Questi cantano, c'hanno un buco nel culo pieno di miliardi, cantano, cantano e non dicono mai un cazzo, non dicono. Ma quest'estate qui da voi è passato quello che Marco, quello alla carta, quello che ci puliamo il culo, Marco Minchioni, tutta questa gente di merda, sono passati noi di qua, scommetto, sicuramente non all'Engine, se non gli diamo fuoco. Se no scaricatelo comunque, non è fatto un cazzo, però ascoltatelo. Se ne sbagliare uscì quest'album che si chiama Buena Suerte, ma il titolo è un po' una presa per il culo, perché i testi sono tracciati attraverso tutto il malessere sociale, politico e umano in cui è sprofondato sto cazzo di paese. Perciò più è buona fortuna vuol dire adesso sono cazzi nostri, se non ci svegliamo. E il primo pezzo è dedicato a lui, allo psiconano. Come pensa di gestire questo paese? Ma non lo sanno, lui e quell'altro della Lega non lo sanno, che quelli come loro anni fa lo hanno impiccato a Milano, in piazzale Loreto, fanculo. Oh, gli spaccino e gaura. Ragazzi, lo so che non ho fatto manco due cazzi, ma l'altro giorno ho fatto 61 anni. Oh! 61 anni di dignità e di rock and roll. Avete sentito il Papa? Il Papa ha detto, finalmente, ha detto, i preti pedofili vanno puniti. Non sono pazzi. Cioè, non lo so io, ma cos'è? Hanno l'immunità i preti, non l'ho capito, però dai ragazzi, siamo buoni, i pedofili alla fine che male fanno, dai. Mandateli a casa mia, c'ho due P38 cariche, bastardi, i bambini non si toccano, non si toccano i bambini, non si toccano. A me mi parlano di pena di morte, io vi giuro. Sulla testa di mio figlio, se ne dovessi beccare uno qua fuori, ammazzo io, scappate di morte. E poi me la vado a me ne tocco il cazzo! I bambini non si toccano! E allora perché non bisogna vivere una vita fatta di dignità, cazzo! Fatta d'amore per il prossimo, specialmente per i bambini. Rock and roll. E invece la gente va a letto di notte pensando che ti deve inculare il giorno dopo. Abbiamo la politica che è diventato un chip, questo ma non è possibile. E c'è già Dio, vorrei chiedere specialmente a voi giovani, dove cazzo andrete a lavorare voi? Poi si lamentano se la gente si mette a spacciare o a rubare. Oh ragazzi, non si ruba, non si ruba, chi l'ha detto? Non si ruba, non si ruba. No, veramente, a parte gli scherzi ragazzi, bisogna ognuno di noi cercare nel nostro piccolo di cercare di fare tanto così, cercare di svegliarci ogni giorno pensando di fare qualcosa di importante. Io stasera parlavo con il gestore del posto, mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto, a noi piace il rock, noi in questo posto vogliamo far suonare le band che suonano, non ce ne fotte un cazzo, sicuramente devono vivere anche loro, devono portare uno stipendio, potrebbero mettere quattro puttane brasiliane qua dentro con quello di loro e fare i soldi.